Villa Santa Maria, un paese ricco di storia gastronomica. 42esima rassegna dei cuochi. Tanto pubblico, vino, olio, piatti straordinari. Passione per un'arte caposaldo del brand Italia nel mondo, la cucina. Parola al sindaco di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore. È stata una 3 giorni straordinaria anche perché si ripartiva dopo 2 anni, quindi la 42esima rassegna parte con la parte ecclesiastica completamente dedicata a San Francesco Caracciolo, protettore dei cuochi d'Italia. E poi nella giornata di sabato abbiamo avuto la presenza dello chef Enrico Delfinger, ma anche di un ritorno di un ragazzo che ha frequentato l'istituto alberghiero, Davide Nanni, che oggi insomma è ospite della trasmissione della Clerici. È chiaro che gli appuntamenti sono stati molteplici, ma anche nella giornata di domenica, ma soprattutto quello che si voleva fare, quello che lo spunto dell'amministrazione era riaccendere come sempre il faro sull'istituto alberghiero e i suoi alunni, questi alunni che sono tornati qui proprio a darci indicazione su quella che è la filosofia di vita degli chef, dei cuochi che poi diventano famosi e tornano a Villa Santa Maria. Quindi l'impulso a studiare e, come dire, a mettere tutto quanto è possibile sulla cucina e dare ai nostri ragazzi l'opportunità di diventare grandi chef. Ecco, a Villa Santa Maria tutto questo è possibile, possibilissimo. La dimostrazione ce la danno i vari Walter Giardinelli, lo stesso Nanni, e quindi la possibilità di poter diventare uno chef con una risonanza nazionale e internazionale. Poi la domenica, diciamo, abbiamo avuto anche altre cose molto importanti come i 2 corsi di vino sull'olio, extravergine d'oliva, quindi appuntamenti tematici che hanno riempito, diciamo, questa kermesse. Per ultimo, la dimostrazione culinaria, ma solo espositiva, da parte sia dell'Istituto Alberghiero e sia degli chef dell'Associazione Cuochi di Villa Santa Maria. E la gente ha potuto degustare 6-7 tipi di pasta de Cecco, che è lo sponsor ufficiale insieme alla Vinifantini per i vini, per quanto riguarda i vini, e quindi diciamo abbiamo avuto un afflusso veramente importante, insomma, in una 3 giorni che insomma sfiora i 10.000 persone che ci hanno visitato. È un appuntamento che ha una sua importanza da 42 anni e che noi siamo intenzionati a portare avanti ancora per molti, molti, moltissimi anni.